Avrai notato, soprattutto online, che ci sono tantissime persone convinte di sapere tantissime cose. Ad esempio, convinte di sapere come funziona un virus in questo periodo. Questo è l'effetto Dunning-Kruger, molto, molto pericoloso per la nostra mente e per la nostra vita. Arrivano i mondiali di calcio? Tutte le persone sono allenatori bravissimi. C'è una crisi di Stato? Tutte le persone sono bravissime nel gestire uno Stato. Poi fanno schifo nel gestire magari la loro vita, ma uno Stato di 60 milioni di persone lo sanno gestire benissimo. Arriva una pandemia? Lo sono tutti i virologi. Cosa succede nella mente delle persone? Cosa succede quando ci sono delle persone che sono straconvinte di essere competenti, quando invece è ovvio che non sappiano nulla? Questa è una distorsione cognitiva che si chiama di Dunning-Kruger. In questa distorsione le persone poco competenti pensano di sapere tanto di un argomento. E al contrario ci sono delle persone che invece sanno tanto, sono competenti e che hanno molti dubbi. Il dubbio in questo caso è fondamentale. La distorsione cognitiva Dunning-Kruger è letale perché? Non tanto perché tu potresti avere una tua opinione sbagliata di come l'Italia dovrebbe giocare ai mondiali o di come lo Stato dovrebbe occuparsi dei cittadini. Non è tanto quello, perché su quello potresti fare qualche conversazione da bar, qualche litigata su Facebook o su Instagram e poi è morta lì, finita lì. Il problema è che questo tipo di comportamento non c'è solo con i mondiali di calcio o quando c'è una pandemia. Chi è vittima di questa distorsione cognitiva lo fa sempre, è sempre convinta di sapere tutto su tutto. E quindi quando sei convinto di sapere tutto, non ti fai più domande, vai avanti con quello che sai e sei convintissimo che la vita ti darà quello che vuoi perché sei tu il più competente. E allora, cosa succede quando questo ovviamente non accade? 1. Ti rovini completamente la vita dal punto di vista emozionale. Cioè, ci sono persone, io l'ho visto nelle aziende ormai da 20 anni, ci sono delle persone che sono convintissime di essere stracompetenti in azienda e poi però non vanno avanti con la loro carriera. Quando invece le vedi, vedi benissimo che anzi sono incompetenti e non solo, non riescono a crescere in azienda perché quando fai loro della formazione ad esempio loro dicono ma io queste cose le so già, ok? Quindi non mettono in pratica. Però allo stesso tempo sono convinte che di essere le migliori e quindi covano una grande rabbia e frustrazione per l'azienda dicendo che danno magari il posto migliore a qualcun altro perché qualcun altro ha raccomandato. Questa storia spesso non è assolutamente vera, io l'ho vista in 20 anni di azienda, però è una storia che continua a confermare la distorsione cognitiva. Io sono il migliore ed è perché qualcuno è raccomandato che vanno avanti gli altri. E quindi immagina una vita spesa a raccontarsi queste fandonie, a raccontarsi che noi siamo i migliori. Ma non è solo questo, immagina di voler raggiungere un tuo obiettivo. Magari vuoi aprire un'attività, oppure vuoi scrivere un libro, che ne so. E sei convinto di sapere già tutto, ok? Sei convinto, hai delle idee e quindi non hai bisogno di guardare fuori le best practice, ad esempio, cosa fanno gli altri, cosa fanno di meglio gli altri. Cosa succederà con quel progetto? Probabilmente fallirà e ne ho visti fallire tantissimi perché le persone sono convinte che quello che sanno sia tutto, quando invece sanno l'1%. E quindi crollano progetti, crollano sogni, crollano attività perché le persone sono convinte di avere tutte le competenze necessarie. E anche in questo caso, cosa succede a una persona convintissima di sapere tutto su un'attività quando l'attività crolla? Ovviamente si raccontano che è il mondo che è ad essere cattivo, è il governo, sono i concorrenti che sono sleali, loro non c'entrano niente. Prova a immaginare l'inferno mentale di una persona che ha questa distorsione cognitiva di Dunning-Kruger. Cioè, io sono convinto di essere bravissimo, di essere meritevolissimo, ma tutto intorno, il mondo intorno a me crolla. Le persone mi criticano perché ovviamente non crescendo a un certo punto le persone vedono i miei difetti alla grande. Non vado avanti nei miei progetti, non riesco ad avere quello che voglio, ma io sono convintissimo che dovrei avere tutto questo. Prova a immaginare come vivono male queste persone, per cui
una cosa fondamentale per non cadere in questo tranello che poi ti imprigiona tutta la vita è quello di coltivare un sano dubbio, di farti delle domande, di guardare prospettive diverse. Quando credi di sapere qualcosa, vai a vedere se lo sai veramente, ok? E non cercare solo le fonti che confermano le tue convinzioni, vai a cercare anche le fonti opposte, vai a leggere, leggi molto di più. In questo modo sconfiggi questa distorsione cognitiva che distrugge veramente i progetti delle vite di molte persone e soprattutto che fa vivere poi male una persona che crede di essere in grado di raggiungere tante cose e poi non raggiunge nulla.